Buondì, ho deciso di fare questo video introduttivo per raccontare un pochettino quello che ho fatto perché il codice è diventato abbastanza lungo e per evitare di annoiarla, di obbligarla ad andare a leggere tutto quello che ho fatto, così facendo posso spiegarmi, posso introdurre un pochettino il lavoro svolto. Ho scritto il codice per generare uno step sequencer, un'interfaccia grafica con la funzione di step sequencer, come si può vedere qui, oltre che quella del solito corghino. Entrambi gli strumenti virtuali sono pilotati dalle rispettive, dai rispettivi strumenti fisici, il solito corghino qui, e la KaiFire, che è questo controller MIDI che utilizzo per laddove su cui lavoro solitamente. Quindi, via MIDI posso controllare ognuno dei singoli parametri delle singole funzioni inserite in queste interfacce grafiche. L'intero codice è strutturato così da essere avviato in una sola esecuzione e per poter avviare il necessario per gestire un'intera improvvisazione, un'esecuzione, insomma. Inizio a parlare dello step sequencer. È inutile che parli del corghino perché rappresenta semplicemente quello che è il controller MIDI della Korg. Lo step sequencer, è innanzitutto strutturato in quattro principali sezioni. Ci sono, sezione numero 1, che è quella degli effettivi step composti da 16, elementi per ogni traccia predisposta. Poi abbiamo 10 button qui sotto che formano due sezioni. La prima sezione è composta da 6 button e sono button che vanno a triggerare precise routine che posso far partire o stoppare in base alle necessità. Gli altri 4 button, che sono la terza sezione dello step sequencer, sono dei button che mi permettono di triggerare degli elementi one shot. Questi elementi one shot sono gli stessi elementi che ho inserito qui, nello step sequencer. La quarta sezione invece è semplicemente una sezione che mi permette di accendere o spegnere le singole track, il tutto, come ho già detto, mappato via MIDI. Dunque, entriamo un pochettino nel dettaglio. Con questo sistema è possibile creare qualsiasi tipo di ritmo. Prima stavo giocando e ho creato un ritmo in cui c'erano tre misure in 5 quarti e l'ultima in 6 quarti. Ma adesso, per fare un esempio pratico, possiamo tenere i soliti 4 quarti, giusto per fare qualche esempio. Allora, ecco qui, andando a premere sui pulsanti del mio controller MIDI, si illuminano i rispettivi pulsanti dell'interfaccia grafica, che sono quelli su cui lavorerà lo step sequencer. Tutto quanto il codice, è stato pensato per essere, avviato con la pressione di un pulsante, quindi con un pulsante faccio partire tutti quanti gli strumenti insieme e con un altro pulsante li stoppo tutti insieme. Ho pensato di agire così perché così facendo, sono sicuro di avere ogni elemento sincronizzato, essendo che sono tanti elementi in questo progetto. Tutti quanti ho la certezza che tutti siano sincronizzati tra di loro. E questo mi è stato possibile lavorando sulle velocity anziché sugli effettivi on e off. Qualsiasi funzione, sulla quale lavora questo step sequencer va ad agire sull'intensità, sul parametro dell'intensità dello strumento. Allora, adesso, senza perdere troppo tempo parlando, inizio a fare qualche esempio pratico, che una dimostrazione pratica vale di più di tutte le parole che sto spendendo. Ora come ora, ho selezionato qualche elemento nella griglia dello step sequencer e al momento della pressione del button che fa partire tutte le routine, partiranno solo gli elementi raffigurati qui sullo step sequencer. Quindi, ora premendo questo button, parte lo step sequencer.
Mi sono dimenticato di parlare di questo cursore giallo che ho voluto inserire per facilitare la mia focalizzazione sullo step sequencer. Grazie a questo escamotage ho la possibilità di monitorare la precisa posizione dello step sequencer, altrimenti era un po' complicato intervenire e interagire con esso. Se volessi spegnere un'intera traccia basterebbe premere, come ho detto prima, uno dei button predisposti e posso così attivare o disattivare tutto quello che voglio. Posso dinamicamente cambiare lo stato dei button in base alle necessità. Ho parlato di 4 button predisposti per il trigger one shot. Faccio vedere come si possono utilizzare, quindi andando a spegnere gli elementi dello step sequencer posso intervenire manualmente per creare ritmi o comunque interagire con esso. Insomma, lavorando su questo parametro posso intervenire manualmente per poi attivare o disattivare quando voglio il pattern preparato per la gestione dello step sequencer. Oltre a queste funzioni, essendo questi 4 elementi insufficienti per poter gestire un'intera esecuzione, un'improvvisazione, ho voluto inserire altri elementi suddivisi in 4 categorie: elementi ritmici, elementi armonici, melodici e poi c'è il bassone, per completare un pochettino il quadro e gestire tutta quanta l'esecuzione. Non ho un diretto controllo sugli altri elementi che non sono presentati sullo step sequencer, ma posso gestirne solamente lo start e lo stop, oltre che a alcuni parametri timbrici che però controllo direttamente sulla DAW e non attraverso Super Collider. Questi elementi sono gestiti attraverso la sezione di cui parlavo, questi primi 6 button dell'interfaccia grafica rappresentati da questi 6 bottoni sul mio controllerino. E dunque, andando ad agire su questi elementi, posso farli partire e difatti il button rimarrà rosso alla pressione e stopparli. Quando li stoppo, il button torna ad essere bianco o azzurrino in base al contesto. Allora, se ad esempio volessi inserire l'armonia, mi basterebbe premere questo tasto che diventa rosso e fa partire il sintetizzatore che... non il sintetizzatore, la routine che gestisce l'armonia. Se volessi stoppare l'armonia, mi basterebbe premere lo stesso pulsante per farla terminare. Lo stesso discorso vale per il basso, del quale posso gestire la lunghezza, la durata con l'intervento del controller MIDI. Posso inoltre pilotare la melodia. E gli elementi ritmici. Ogni volta che triggero una routine e la faccio partire andando in maniera autogenerativa dall'inizio alla fine, il relativo pulsante rimane illuminato. Se ora spengo questi button, si fermeranno anche tutte le routine e continuerà ad andare solo lo step sequencer. Mi sembra di aver parlato di tutto quanto, di aver introdotto tutto. Se ho tempo, prossimamente le invio magari un'esecuzione su questo step sequencer. Adesso non so se sia richiesto o meno per l'esame, non l'ho ben capito. Poi vediamo che fare. Ah, come dimenticare, ho inserito un ulteriore button per cambiare il colore della scritta dello step sequencer che si può sincronizzare con il colore dell'etichetta del corghino, così da poter lavorare un po' artisticamente in base al mood del momento. A parte gli scherzi, questo è quanto. Non credo di avere altro da aggiungere. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Buona giornata.